Il personale dipendente è la risorsa più importante che l'azienda ha a disposizione. Chi si sente gratificato e vede realizzati i suoi diritti lavora meglio. Così il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, ha affermato nel corso dell'incontro con i giornalisti per fare il punto sull'attività amministrativa portata avanti negli ultimi mesi prima della pausa estiva e in virtù anche degli argomenti affrontati giovedì con la delegazione trattante. Ridurre le liste d'attesa, migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini, garantire i diritti del personale, gli obiettivi che i vertici dell'ASP stanno portando avanti. L'obiettivo principale di questa amministrazione è quello di mettere in linea, secondo quelle che sono le regole che sono presenti nei contratti di lavoro in modo particolare, mettere in linea tutti i diritti dei dipendenti. E su questo stiamo agendo in modo importante, tant'è che abbiamo firmato quest'anno l'accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro e lo abbiamo firmato nel 2016, considerato che questo contratto di lavoro risale al 2006, quindi dopo 10 anni finalmente siamo riusciti ad ottenere questo. Stiamo attivando ora tutto quello che è previsto nel contratto integrativo, comprese le fasce retributive per dargli agli aventi diritto. Su questo ci siamo confrontati con i sindacati, abbiamo avuto una unità di intenti, una univocità di azione e tra l'altro abbiamo provveduto anche a liquidare a tutti gli aventi diritto quelle che sono i conguagli per la produttività del 2013 e del 2014, come pure abbiamo provveduto ad erogare l'acconto per la produttività del 2016, quindi avere del personale che diciamo, ha rispettato quelli che sono i suoi diritti per noi è fondamentale. Parimenti stiamo agendo nel miglioramento delle attrezzature di tutto il territorio, tant'è che è notizia di 3 giorni fa che sono stati eseguiti i primi esami PET e quindi la PET, dopo tutto il periodo di collaudo, di verifiche, di messa a punto, finalmente è operativa. Aspettiamo che arrivino le 5 TAC, grazie all'amministratore delegato della Toshiba riceveremo queste 5 TAC, penso nella seconda quindicina di settembre. Abbiamo acquistato 3 endoscopi di ultimissima generazione, 3 colonne di endoscopia che andranno allocate a Mussomeli, a San Cataldo e a Gela, con degli endoscopi che sono di ultimissima generazione perché consentono una visione a 360 gradi, quindi esami endoscopici assolutamente sicuri. E siamo il secondo ospedale in Italia che compra questo tipo di endoscopi. Stiamo pensando alla sicurezza, abbiamo avuto approvata la SCIA per l'ospedale di Sant'Elia, per l'ospedale di Gela. Abbiamo provveduto a riattivare la climatizzazione all'ospedale di Gela che non funzionava da più di 10 anni. Stiamo provvedendo a cercare di sistemare quante più cose possibili. Tra i progetti a breve termine, entro settembre saranno avviati dei servizi online per i cittadini, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri, che permetteranno, grazie a delle apposite applicazioni per smartphone, di prenotare le visite mediche e ritirare i referti. In fase di approvazione, la delibera per ripulire il parco del Dubini e renderlo fruibile, grazie a dei percorsi benessere, alla cittadinanza.